Pensavamo tutte e due di essere in una candy camera, che non era una cosa reale, che sarebbe che di lì a poco ci avrebbero liberate. Ilaria, quando gli è arrivato il pacco, dopo 5 lunghi mesi che lo aspettava, io ricordo solo che appena è entrata in stanza, la prima cosa che ha fatto mi ha dato un paio di scarpe a me. E io non dimenticherò mai quel gesto perché lei ha pensato ad aiutare me, che ero senza scarpe, appunto perché lei c'era passata i primi mesi e non aveva nessuno che l'aveva aiutata. Siamo trattati come animali lì dentro. La vedevo negli occhi, le vedevo gli occhi spaventati. Gli ho promesso che io la tirerò fuori di lì. Mi trovavo lì con degli amici in vacanza e mi sono stata arrestata. Mi hanno accusato di traffico di esseri umani solo perché avevo in macchina persone che non avevano passaporto europeo, ma persone regolarmente registrate che comunque lavorano. Poi ho patteggiato e finalmente sono riuscita ad essere liberata. Sono stata 7 lunghi mesi in questa prigione ungherese, dal 24 giugno 2023 a gennaio, 24 gennaio 2024. Quando sono entrata mi hanno sbattuto prima 2 giorni in una prigione e poi mi hanno portato in quest'altra struttura di Budapest, in cui dopo 3 giorni, da sola in una stanza piccolissima, mi hanno detto che c'era un'altra ragazza italiana in quella prigione che però non fumava. Io a quel punto gli ho detto, dopo 20, più di 20 anni che fumo, sono disposta a smettere, pur di capire qualcosa perché non capivo niente. Nessuno parlava in italiano praticamente, a parte Ilaria. Pensavamo tutte e due di essere in una candy camera, che non era una cosa reale, che sarebbe che di lì a poco ci avrebbero liberate. Infatti chiacchieravamo tutto il giorno su queste cose, ne ridavamo anche sopra perché non era una cosa normale. Soprattutto lei che mi ha raccontato, lei è scesa da un taxi, è stata ammanettata. Ed erano già 4 mesi e mezzo che lei era lì quando sono arrivata io. Ci davamo forza l'un l'altra, lei per fortuna aveva qualche testo in italiano, mi ha aiutato molto, perché io comunque la mia famiglia mi ha dato per morta. E ci sono voluti 3 lunghi mesi prima che potessero aiutarmi, mandarmi dei soldi, riuscire a sentirli via Skype. Ilaria all'inizio mi ha raccontato che lei è stata trattata molto male, mi ha raccontato che gli gridavano dietro, gli cambiavano stanza spesso, l'hanno lasciata più di un mese da sola, siamo trattati come animali lì dentro. Non potevi chiedere nulla che la polizia ti aggrediva, ti gridava dietro. La struttura era molto vecchia, sporca, le stanze erano infestate da cimici da letto, ti svegliavi la mattina piena di puntini rossi, le lenzuola all'inizio le dovevano cambiare ogni 2 settimane, poi è iniziato a diventare 1 mese, poi per 2 lunghi mesi non hanno fatto niente, il mangiare era zuppe, che alla fine non c'era dentro niente, pasta fredda, scotta, e per cena non davano niente, davano delle conserve. Poi dovevi scegliere tra farti la doccia o andare all'aria, e quando andavi a fare la doccia venivi pure qui da dentro. La mattina alle 5 e mezza ti dovevi alzare e fino alle 9 non potevi andare a dormire. L'aria non era aria perché alla fine eri in gabbia, cioè c'è una fessura di 10 cm di apertura con delle grate davanti in cui non passava un filo d'aria. Le punizioni sono molto brulle, solo perché una ragazza ha osato buttare l'immondizia quando passava l'altra ragazza col secchio e con le ciabatte. Per 14 giorni ci hanno tolto la televisione, ti buttano i sacchi d'acqua in cella, oppure la cosa peggiore è la fuga. Praticamente è una stanza sempre piccola in cui c'è una gabbia, all'interno di questa gabbia c'è il letto e il water, videocontrollata, in cui le ragazze che fanno azioni secondo loro non giuste, le rinchiudono lì, dalle 5 e mezza alla mattina fino alla sera alle 9 li tolgono il materasso. Non li fanno fare doccia e queste punizioni durano dai 5 ai 15 giorni. In più le picchiano anche. C'era una ragazza che chiedeva di cambiare stanza che non si trova bene, un giorno sono venuti a prenderla 2 capi e un'educatrice, l'hanno portata nella doccia e l'hanno picchiata. Il dottore non l'ho mai visto. Una sera eravamo in cella, avevamo una ragazza di 6-7 mesi di gravidanza, forse anche 8, non stava bene, abbiamo provato a bussare, ma niente. Per più di un'ora nessuno. Questi episodi succedono spesso. Ilaria all'inizio si dava forza da sola, studiava. Lei, essendo una maestra, doveva preparare un concorso e pensando che comunque si sarebbero accorti della sua innocenza il prima possibile, passava le giornate a studiare latino, a studiare l'ungherese con l'inglese, passava a aggiornarsi, a prepararsi le lezioni. Una ragazza molto pacifica, tranquilla, non mi sembra proprio una rivoluzionaria che va in giro a picchiare le persone. Si vergognava che lei comunque aveva una posizione a Milano. E quindi, non avendo fatto niente, non voleva passare per quella che non era. Poi, quando lei ha visto realmente che gli chiedevano dagli 11 ai 24 anni, la vedevo negli occhi, le vedevo gli occhi spaventati. Poi lei non lo dava mai a vedere, lei cercava di farsi coraggio, non era che si buttava giù. Solo una volta l'ho vista piangere perché finalmente le avevano dato la notizia che poteva sentire la sua famiglia. Però lei la sera si metteva nel letto, si girava dall'altra parte, secondo me non dormiva, stava lì e pensava a
alla sua situazione. Volevo aiutare Ilaria soprattutto perché lei mi ha aiutato molto. Se non era per lei non avevo neanche un paio di scarpe. Perché quando sono entrata io avevo un paio di zeppe alte così, in cui lì per 2 giorni mi hanno permesso di scendere all'aria. Poi c'era una guardia che ha detto no, tu così non vai in giro. Quindi sarei dovuta stare chiusa in cella Ilaria. Quando gli è arrivato il pacco, dopo 5 lunghi mesi che aspettava, io ricordo solo che appena è entrata in stanza, la prima cosa che ha fatto mi ha dato un paio di scarpe a me. E io non dimenticherò mai quel gesto perché lei ha pensato ad aiutare me, che ero senza scarpe. Appunto perché lei c'era passata i primi mesi e non aveva nessuno che l'aveva aiutata. Gli ho promesso che io la tirerò fuori di lì.